Il sigillo della Regione e i Carabinieri. Presidenze delle commissioni. Informativa della Giunta sui fondi dell'Unione Europea. La Commissione Urbanistica e le ATC. Sette giorni in consiglio. I vertici del Consiglio regionale e della Giunta hanno consegnato all'Arma dei Carabinieri il sigillo della Regione. In settimana si sono riunite in congiunta le commissioni prima, programmazione politiche comunitarie, terza, attività produttive e sesta, cultura e istruzione, per l'informativa della Giunta in merito ai fondi europei e la seconda commissione, urbanistica, sulle aziende territoriali per la casa. In primo piano. Il Consiglio regionale ha conferito all'Arma dei Carabinieri, con la cerimonia del 14 luglio a Palazzo Lascaris, il sigillo della Regione, massima onorificenza piemontese, in base a una delibera approvata all'unanimità dall'Assemblea legislativa lo scorso 18 marzo. A consegnarlo al Comandante generale dei Carabinieri, Leonardo Gallitelli, sono stati i presidenti del Consiglio regionale Mauro Laus e della Regione Sergio Chiamparino. Sono particolarmente contento e soddisfatto di aver consegnato il sigillo della Regione Piemonte all'Arma dei Carabinieri e sono rimasto particolarmente colpito dalle riflessioni genuine e spontanee che ha fatto sia il Presidente Chiamparino sia il Generale, quelle riflessioni che ci hanno portato a capire che l'Arma dei Carabinieri, all'Arma dei Carabinieri va riconosciuto il merito di aver saputo interpretare i cambiamenti della società. E a quel modello comportamentale la politica si deve ispirare per rompere il muro che sta tra i palazzi e il territorio. Noi dobbiamo essere figli e respiro di un territorio, di una comunità. Noi politici siamo chiamati a rappresentare questo sentimento popolare del paese. Generale Rocca, chi meglio di lei interpreta cosa significa essere carabiniere, cosa significa essere invalido per i carabinieri e medaglia d'oro vivente? Guarda, io adesso sono il presidente della medaglia d'oro d'Italia. L'Italia ha avuto 2422 medaglie d'oro, 122 sono state carabinieri. Fare il proprio dovere nell'interesse dell'Italia, degli italiani, della gente per bene, è un orgoglio che non spetta, cioè spetterebbe a tutti. Piano piano ci arriveremo tutti quanti. Vogliamo bene a questa nazione, come la vogliono bene molti italiani, e andiamo avanti a testa alta, perché è l'orgoglio di essere italiano, non è soltanto vedendo la partita di pallone e criticando questo o quell'altro. E guardare la nostra bandiera che sventola ed è lì, che è la bandiera più decorata di tutte le forze armate. E non è falso o retorico o altro, è la più decorata di tutte le forze armate italiane. Lucrezia Cavallaro, la figlia del tenente Cavallaro, uno degli eroi di Nasseria, cosa ha significato per voi familiari quella che per tutta l'Italia è stata una tragedia? Questo avvenimento che è successo nel 2003, il 12 novembre, ha cambiato la vita sia mia che quella di mia mamma, ma di tutta la mia famiglia e di tutte le persone che erano affezionate a lui. A mio papà piaceva molto il lavoro, infatti ha compiuto molte missioni e il destino voleva che comunque quella fosse l'ultima. E diciamo che comunque ci ha cambiato molto la vita. Io e mia mamma riusciamo ad andare avanti, ma grazie alla mia famiglia che comunque ci sta sempre intorno, all'Arma che è sempre una famiglia che comunque nel bene o nel male ci aiuta sempre. All'insediamento per la decima legislatura le commissioni permanenti hanno definito i rispettivi uffici di presidenza. Prima, programmazione e bilancio, presidente Vittorio Barazzotto, Partito Democratico, vice Elvio Rostagno, PD e Gianluca Vignale, Forza Italia. Seconda, urbanistica, edilizia e trasporti, presidente Nadia Conticelli, Partito Democratico, vice Antonio Ferrentino, PD e Federico Valetti, Movimento 5 Stelle. Terza, industria, agricoltura, turismo, presidente Raffaele Gallo, Partito Democratico, vice Giovanni Corniati, PD e Claudia Porchietto, Forza Italia. Quarta, sanità, presidente Domenico Ravetti, Partito Democratico, vice Davide Bono, Movimento 5 Stelle e Domenico Rossi, PD. Quinta, ambiente, presidente Silvana Cossato, Partito Democratico, vice Walter Otria, PD e Diego Sozzani, Forza Italia. Sesta, cultura, presidente Daniele Valle, Partito Democratico, vice Paolo Allemano, PD, Francesca Frediani, Movimento 5 Stelle. Giunta delle elezioni, presidente Paolo Mighetti, Movimento 5 Stelle, vice Andrea Piano, Partito Democratico e Massimo Berruti, Forza Italia, segretario Gabriele Molinari, Scelta Civica.
2 miliardi di euro di investimenti che si riverseranno nei prossimi 7 anni sul territorio piemontese. E questa è l'entità dei fondi strutturali europei esaminati in seduta congiunta dalle commissioni prima, programmazione e politiche comunitarie, terza, attività produttive e sesta, cultura e istruzione. I programmi operativi sono stati illustrati dagli assessori Giuseppina De Santis, attività produttive e innovazione, e Gianna Pentenero, formazione professionale e istruzione. Importante la riunione di questa mattina che ha visto riunite le tre commissioni congiunte, la prima, la terza e la sesta, avendo come temi i fondi strutturali. Sono state riportate le relazioni da parte dell'assessore Pentenero e l'assessore De Santis per quanto concerne i fondi strutturali, e questa è una delle partite più importanti che la Regione Piemonte vedrà e sarà chiamata a impegnarsi per i prossimi anni. E devo dire che anche il confronto tra maggioranza e minoranza è stato proficuo, quindi se il buongiorno si vede al mattino c'è da sperare che si possa veramente eseguire un buon lavoro. Mi sembra che sostanzialmente gli assessori della Giunta Chiamparino abbiano confermato quella che era la programmazione che la Giunta Cotta aveva preparato. Mi fa piacere che sia stato condiviso un percorso e credo che sia fondamentale in questo momento dare un'identità alle misure che il Piemonte metterà in campo nei prossimi 7 anni. La seconda commissione si è riunita per ricevere una informativa dall'assessore alle politiche per la casa Augusto Ferrari e per iniziare l'esame del disegno di legge sul riordino delle agenzie territoriali per la casa. I punti salienti del provvedimento proposto dalla Giunta prevedono la riduzione delle ATC piemontesi da 7 a 3, con i componenti dei consigli di amministrazione ridotti a 3 dagli attuali 5.